Buongiorno, siamo qui con Daniela Scocciolini, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Pasteur di Roma. Ed è venuta qui a raccontarci una sua esperienza. Di che cosa si tratta? Ma diciamo che tra le esperienze potrei scegliere quella che è più significativa per me oggi in questo quadro di lavoro ed incontri, che è quella di analizzare insieme a un gruppo nutrito di colleghi che, portatori di diverse esperienze rispetto alla mia. Io sono dirigente di una scuola superiore e ho incontrato docenti e dirigenti di scuole primarie e secondarie di primo grado, e che è il problema della curricolarità delle competenze. Diciamo che adesso, così a caldo, la questione più importante che è emersa nel corso della discussione, della presentazione dei diversi progetti delle scuole, è stata per me questa fondamentale, questa della necessità in un sistema formativo come quello italiano di tracciare i curricoli. Ho raccolto la, diciamo, provocazione del ministro Berlinguer, che non considero proprio una provocazione, considero una magnifica coincidenza del mio pensiero, della mia visione con uno dei fondatori della scuola autonoma, che è quello appunto della ricercazione di cui devono essere depositari i docenti nel collegio dei docenti. Ora, che la costruzione dei curricoli per competenze e conoscenze sia compito o debba essere compito, come diceva un collega, del collegio docenti, sia una titolarità del docente, io ne sarei profondissimamente convinta. Mi chiedo quanto tempo possa essere necessario, indispensabile, affinché i docenti acquistino questa competenza e soprattutto questa motivazione a fare questo lavoro di ricercazione. Io ho puntato moltissimo nella mia opera di dirigente, mi sono considerata anche forse un elemento formatore di questi miei docenti, prima ancora che organizzatore, che, come dire, non vorrei usare una brutta parola, controllore, ma insomma controllante. Ho dovuto motivare i docenti a rendersi protagonisti della ricerca didattica. E non ne sono convinti perché non hanno stima delle proprie capacità, che invece sono grandissime. Quindi in un certo senso vengono fuori due temi: uno è formazione su questi argomenti e l'altro è motivazione. Motivazione, sì. Formazione che è proprio autoformazione, perché questa dimensione della ricerca che dovrebbe esserci in tutte le scuole, in tutti i collegi docenti, è proprio quell'autoformazione di cui parlava Berlinguer. Ecco, non vorrei sembrare, come dire, però io mi sono ritrovata totalmente nel discorso di apertura di Berlinguer, proprio soprattutto in questa ritrovare attraverso l'esaltazione della centralità dello studente, quindi dell'apprendimento, che fa ritrovare anche ai docenti la centralità della loro opera, insomma. In qualche modo quindi questa autoformazione può essere anche automotivante. Automotivante moltissimo. Non so perché i docenti italiani nella stragrande maggioranza siano privi di questa, come dire, spinta, motivazione, fiducia in se stessi, perché poi attraverso alcune indagini viene fuori invece al contrario che i docenti sono orgogliosi del loro lavoro. Hanno bisogno di essere veramente buttati con grande fiducia in questa operazione. Allora debbono loro ricostituire il che cosa fare, il come fare a scuola. E sono stati finora, secondo me, troppo in attesa di emanazioni dall'alto. Non abbiamo i programmi. Bisogna rimboccarsi le maniche, diciamo. Sì, perché è lì la chiave giusta per ritrovare e per coinvolgere anche di più i ragazzi. Quindi per me questa mattina è stata veramente interessante e anche motivante per me, perché è stata di conferma di quello che io nel mio silenzioso lavoro di dirigente ho cercato di fare.
Quindi diciamo che, se dobbiamo sintetizzare un po' con uno slogan questa chiacchierata, è un po' rimbocchiamoci le maniche. Sì, rimbocchiamoci le maniche, perché siamo capaci. Usciamo fuori anche dalla nostra più remota preparazione, che è, ahimè, sempre di stampo, come dire, crociano, e in questo gli altri paesi, i paesi anglosassoni, anche quelli di area francese, sono sicuramente, stanno costruendo su basi già formate e precostituite nel corso della loro storia pedagogica, culturale. Ecco, noi siamo ancora al maestro che emana il suo sapere e agli studenti che debbono avvicinarsi al maestro. Non è più così, ma da tanto tempo non è più così. Solo che è difficilissimo che la maggioranza, cioè la totalità dei docenti, interiorizzino questo. Speriamo, c'è bisogno di figure, c'è bisogno anche di influenzatori, stimolo, in questo senso, sì, comunque, sì, anche assolutamente di teste, diciamo, che si trascinano poi dietro, certo, e magari danno anche sicurezza a certo, chi magari è più timido al percorso rispetto che a determinati stanno facendo, approcci. Certo, sì. Grazie mille. Prego, grazie a voi.